Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Eurogamer.it. Nintendo, con la sua linea di console miniaturizzate, ha fatto capire benissimo a tutti quanti quanto potente sia la nostalgia e quanti soldi possa fare incassare ad un'azienda produttrice di videogiochi. Tanto che altri marchi storici si sono detti: ma perché non cavalchiamo anche noi l'onda di questo successo? Non a caso in un prossimo futuro vedremo l'arrivo di una nuova macchina targata Atari. E oggi siamo qui per dare una prima occhiata a quello che possiamo definire il Commodore 64 Mini, o chiamato col suo nome ufficiale, The C64 Mini. Questo aggeggino sarà disponibile nei negozi dal 29 marzo ad un prezzo consigliato di 79,99 €. Noi di Eurogamer lo spolveremo per bene e vi faremo avere al più presto una recensione dettagliata, ma io direi di prenderci un po' avanti e di conoscere meglio questo C64 Mini attraverso un bel unboxing. L'immagine frontale della scatola ci dice qual è il contenuto principale della confezione. Quindi abbiamo ovviamente la console, abbiamo un controller in stile retro, quindi un classico joystick, anche i colori rosso e nero sono abbastanza canonici, 64 giochi già installati, che non sono pochi, e da fare attenzione soprattutto a questo riquadro che dice che l'adattatore non è incluso. Quindi molto presumibilmente ci sarà il classico cavo USB per alimentare la console, però se poi vorremmo collegarla effettivamente alla presa della corrente ci serve un adattatore, quindi dobbiamo prendere da altre parti oppure recuperare quello di un vecchio caricabatterie di un cellulare o simili. Molto interessanti le informazioni contenute in questo specchietto laterale, leggiamole insieme. Quindi uscita HDMI in alta definizione a 720p, quindi possiamo collegarlo semplicemente alla TV con l'HDMI, molto comodo. Display pixel perfect con modalità display USA, Europa e opzioni filtro CRT, quindi la possibilità di visualizzare l'immagine in TV con diversi filtri, diverse modalità. Funzione salva e ricomincia, quindi la possibilità di creare dei save point, la manna del cielo per ogni retro game moderno. Molto interessante anche questa informazione. Due porte USB, puoi collegare una tastiera e usare il dispositivo come un computer funzionante con sistema C64 Basic, o puoi collegare un secondo joystick per i giochi con due giocatori. Il Commodore 64 non era una semplice console, ma era considerato agli effetti un non computer. Ecco spiegato il perché della tastiera sul fronte della macchina. E il fatto che abbiano voluto mantenere intatte tutte le caratteristiche dell'originale anche in questa versione mini è assolutamente lodevole. Ovviamente non potevano mettere una mini tastiera sul fronte della mini console, sarebbe stato alquanto ridicolo. Però il fatto di poter collegare una tastiera USB è una feature graditissima. Leggiamo velocemente l'ultima informazione: supporta aggiornamenti software attraverso chiave USB. Anche questa è una cosa molto interessante perché metti mai un giorno potrebbero anche decidere di aggiungere giochi, chi lo sa. Sul retro invece abbiamo una carrellata dei titoli inclusi. Vediamo titoli un po' più famosi come California Games, Creatures, Impossible Mission 2, Speedball 2, Basic soprattutto, Basic, questo è molto interessante. Però devo essere sincero, tanti di questi giochi non li conosco, tanti non li ho neanche proprio mai sentiti nominare, ed è questa forse la principale differenza fra questa console mini e quella di Nintendo. Perché se ci pensate, Nintendo ha sempre saputo valorizzare al meglio il proprio patrimonio storico. No, le serie che giocavamo allora sono le stesse che giochiamo ancora adesso, quindi anche il giocatore moderno che ha conosciuto Super Mario e Zelda solo negli ultimi anni ha voglia magari di andare a recuperare i primi capitoli, di vedere come sono nate le sue serie preferite. Invece questi sono giochi che nella maggior parte dei casi non hanno un riscontro attuale, no? Il giocatore di adesso non conosce assolutamente questi titoli. Quindi sarà interessante vedere se questo aggeggino farà gola solamente ai nostalgici o se sarà interessante anche per i giocatori moderni, quelli che non hanno vissuto all'epoca questa macchina. E sarà una domanda questa a cui cercheremo di rispondere in fase di recensione. È arrivato ora il momento di aprire la scatola, finalmente! Dentro la scatola c'è un'altra scatola, che si apre a mo' di cofanetto, ed ecco come appare il C64 Mini e il suo joystick una volta aperta la confezione. Togliamo la copertura in plastica ed eccolo qua. Vediamo subito la console, la tastiera ovviamente è finta, come vi avevo detto. Molto leggera, io direi che a livello di materiali e peso è molto simile insomma a quelle di Nintendo. Sul retro, ecco qua, abbiamo presa HDMI, power in, quindi qua inseriremo il cavo USB per caricare la console. Sul lato due prese USB appunto per tastiera e joystick e un tastino probabilmente di accensione o di reset, non si capisce bene, vedremo poi le istruzioni.
diamo un'occhiata al resto, un po' di cartone. Ecco qua, allora, come dicevo, cavo USB per caricare la macchina, cavo HDMI. Ah, quasi dimenticavo, qua c'hanno scritte le lunghezze anche dei vari cavi. Allora, cavo HDMI è lungo 1,2 m, se volete saperlo, il cavo USB 1,2 m anch'esso, e il joystick invece ha un cavo lungo 1,5 m, quindi siamo in linea con il controller del Super Nintendo Mini, se non ricordo male. Ecco qua il joystick. Questo design qua, devo essere sincero, non l'ho mai visto. So, queste console qua avevano ogni tipo di joystick, insomma erano compatibili tra una console e l'altra. Comunque la qualità è molto simile a quella dei joystick di una volta, abbastanza plasticoso. Sono curioso di provarlo, non vedo l'ora di provarlo, poi vi farò sapere. Ultima cosa, libretto di istruzioni, scritta anche in italiano. Bene ragazzi, per oggi è tutto, mi raccomando, rimanete sintonizzati su eurogamer.it perché vi faremo sapere al più presto come sarà questo mini Commodore 64 una volta collegato alla TV. Grazie mille per aver seguito il video fino alla fine e se vi è piaciuto mettete un bel like ed iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, alla prossima!